Buonasera Paola. Buonasera Lorella. Come stai? Come Bene, stai? Sei stupenda, fammelo dire. Veramente. Grazie, tu veramente sei bellissima. Non prescindere. Sì, mi piace ballare nel mio privato, in camera, da sola davanti allo specchio. Io sono ottene. Sì, assolutamente, non ci trovo niente di male se uno decide di così di ricorrere a dei piccoli aiuti, purché appunto, secondo me, purché si stia nei giusti limiti e non si oltrepassi quella soglia poi, no, del cattivo gusto, però non ho mai avuto problemi nel dirlo. Antica, che preferisce sì, l'amore alla vincita della danza. Queste carte sono associate ad argomenti della che c'è adesso. Hai la possibilità di scegliere due carte, tu qui. Ma in realtà è il contrario di quello che la gente può pensare. Chirurgia. Ragazzi, ma si vede, no? No. Sicurezza, con una intenzione come se sapessero tutto di una persona. In realtà ho pensato così, ne ho molto parlato anche con i miei genitori, che inizialmente non erano persone che mi sono portata poi al di fuori del programma, no? Sì, beh, in compagnia però. Tantissimi rischi, è stata una storia, vabbè, ormai lo sapete, ho fatto mille sacrifici, il voler, ecco, condividere anche la mia vita con lui, no? Lui ha preso la... Voi eravate in crisi e arriva scattato perché io, Matteo, una persona che ho amato fuori da sogni, la storia d'amore che io ho avuto con... Non ci si può fare una colpa perché non si sente più amore verso una persona. È così e basta. Quello che, allora, esteticamente secondo me è il suo prototipo, nel senso che è mora, quello più scuro, il colore dei capelli. Sì, e che non c'era dialogo. No, che ancora non è in grado di fare quello step successivo con un'altra persona. Ti hanno ed è normale che, avendoci viste insieme, non ci hai detto come. Però ho detto, carina questa canzone, come si chiama? Vado ad ascoltare tutto con le vostre canzoni. Le chiavi sono vere, le conto sulla dita di una mano. E io poi arriva il suo fidanzato, così un po'. Il giorno dopo salgo a casa di questa persona qui perché per ritirare. Trovo la mia valigia completamente brutta. Trattieni, ho dovuto veramente cercare di calmare un po' la situazione perché appunto di non ricorrere. Lo so, è perfettamente ragione. Nel senso, questo personaggio adesso è un personaggio famoso. Tu hai deciso di non denunciarlo per proteggere la tua amica, ma non con la foto, con un'altra fidanzata. Ti capisco ed è... Menti, inizialmente. Io però voglio metterli all'interno di quello che tu possa ritornare qui, partire magari da quelle carte lì